giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi. Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della nazione. Giuro di essere fedele alla Repubblica. 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 Giuro di essere giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di essere fedele. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di essere fedele alla Repubblica nell'interesse esclusivo della nazione. Giuro. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro di giuro di essere fedele alla giuro di essere fedele alla giuro di essere fedele a giuro di essere fedele alla giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di essere fedele alla Repubblica. Giuro di essere giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne le giuro di essere fedele alla giuro di essere fedele giuro di essere fedele interesse esclusivo della nazione e alla Repubblica, di osservarne realmente la giuro di essere fedele giuro di essere fedele. Domanda: l'intelletto basta per discernere il vero dal falso, il bene dal male? Risposta: sì, quando è regolato da una sana morale. Domanda: dove si insegna questa morale? Risposta: la massoneria è quella che insegna la morale più atta a formare l'uomo per la società, per la patria, per se stesso. Questa morale che la massoneria comunica agli iniziati, però, è una morale che, come tutto quello che riguarda la vita di Loggia, deve essere coperta dal segreto. I fratelli non possono divulgare quello di cui si parla in Loggia, quindi non possono divulgare neanche qual è la morale che si insegna in Loggia. Tanto è così che ogni gradino che accompagna l'avanzamento di un uomo, nel percorso che porta al compimento della sapienza massonica, al compimento dei gradi dell'iniziazione, ognuno di questi gradi è accompagnato da un giuramento. Un giuramento che vincola la persona al segreto. Leggiamo un po' qual è il giuramento che viene fatto dal profano quando entra come apprendista. Prometto e giuro di non palesare già mai i segreti della libera massoneria, di non far conoscere ad alcuno ciò che mi verrà svelato, sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, le viscere lacere, fatto il mio corpo cadavere in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria ed infamia eterna.